con Landini proprio sui dati del lavoro, perché il lavoro entra in campagna elettorale in questo rush finale. Proprio oggi il governo dà i dati di aprile e ci dice 200, se non mi sbaglio, vado a memoria, 210.000 nuovi contratti di lavoro, ecco qua, più 48.000 a tempo indeterminato. Ci sono questi posti di lavoro, c'è un po' di ripresa, è anche merito del governo Renzi. Landini. Ma guardi, è dall'inizio dell'anno che ogni mese si danno dei numeri, no? E a seconda di chi li dà si va in una direzione o un'altra. Io penso che ci sarebbe bisogno di smetterla di dare i numeri e di affrontare seriamente una situazione che è ancora lontana dall'essere risolta, perché noi non abbiamo bisogno di qualche migliaio, centinaia di migliaia di posti di lavoro. Noi per affrontare il problema del lavoro abbiamo bisogno di creare e di difendere milioni di posti di lavoro. Siamo un paese che ha ancora più di 3 milioni e mezzo di disoccupati, siamo un paese che ha portato la disoccupazione giovanile, in particolare nel sud, quasi al 50%, siamo il paese dove un numero consistente di giovani se ne deve andare se vuole avere davanti a sé un futuro, e siamo un paese dove esiste ancora una crisi industriale pesante, perché accanto ad aziende che esportano, che al limite fanno anche qualche investimento, abbiamo tante altre aziende che invece sono ancora a rischio di chiusura, sono ancora in cassa integrazione, e quindi noi non siamo fuori dalla crisi. Allora, anziché continuare a dare i numeri tutti i giorni, ci sarebbe bisogno di vedere concretamente come si creano milioni di posti di lavoro. E se non c'è una ripresa di investimenti pubblici e privati degna di questo nome, se non c'è una discussione che apra anche un nuovo modello di sviluppo nel nostro paese, secondo me noi la possiamo raccontare come vogliamo, ma rischiamo di andare a sbattere. Cioè, lei dice questi, e io 48... questa discussione non la vedo. Cioè, questi 48.000 a tempo indeterminato, che magari sono conversioni, guardi, no? Da guardi, contratti, non voglio banalizzare, precedenti, potrebbe posti... essere un segnale incoraggiante. Sì, ho capito, ma intanto andiamo a vedere che roba è. Adesso dire che c'è una situazione di ripresa, ci andrei con una certa cautela. Io credo che ogni posto di lavoro che si crea è un fatto positivo, ma in molti casi stiamo vedendo che, se vai a vedere, possono essere persone che già lavoravano con forme di lavoro più precarie di quelle che sono state proposte, e siccome oggi, se un'azienda trasforma qualsiasi rapporto di lavoro in contratto a tutele progressive come l'han cammato, sì, si prende 8.000 euro e nell'impegno per i prossimi 3 anni potrebbe prendersi 24.000 euro. Certo che ci possono essere degli imprenditori o delle imprese che trasformano persone che prima avevano un altro contratto perché hanno un vantaggio, hanno dei soldi e al limite sono più liberi, perché se tra 2 o 3 anni hanno problemi li possono licenziare senza particolari problemi. Però detto questo, e quindi io non voglio banalizzare questo elemento, dico che se noi guardiamo il quadro generale, molto spesso è sostituzione, non sono nuovi posti di lavoro, e insisto, noi non abbiamo bisogno di creare centinaia di migliaia di posti, sono pochi. Noi, se vogliamo affrontare il problema che abbiamo di fronte, abbiamo bisogno che questo Paese nel giro di poco tempo sia in grado di cambiare quadro e quindi di rilanciare, di creare milioni di posti di lavoro. Noi abbiamo questo problema, è un processo di questa natura, non lo fai come il governo sta indicando, dicendo agli imprenditori puoi licenziare, ti do un po' di soldi, datti da fare, risolvi i problemi. Perché vorrei far notare che ad esempio aziende pubbliche, penso al settore metalmeccanico che conosco meglio, Finmeccanica per non fare nomi o altri, stanno vendendo pezzi interi della nostra attività industriale. Noi siamo un paese, non è questo un problema solo del governo Renzi, se uno vuole essere onesto, penso che sia un problema di tutti i governi che ha avuto questo paese negli ultimi 20 anni, di destra e di sinistra, che ha abbandonato da anni una politica industriale. Se tu vai a vedere pubblica e anche privata di investimenti, se tu guardi, noi siamo il paese sia nel privato che nel pubblico che ha il livello più basso in assoluto degli investimenti in innovazione e ricerca, e noi stiamo pagando questo ritardo. Faccio questo ragionamento e poi voglio sentire cosa pensa di questi dati Paola De Micheli, ma le due cose non sono in contraddizione. Intendo dire, quello che lei dice, ci vuole ben altro per far ripartire, diciamo, l'economia e quindi creare nuovi posti di lavoro, e questo è un punto, ma diciamo gli incentivi ad assumere o i contratti a tutele crescenti non contrastano, non sono in contraddizione, andrebbero fatte tutte e due le cose insieme probabilmente. Sì, la politica industriale ad oggi non vedo particolare traccia.
e dall'altra parte, anzi si sta dicendo che questa operazione, dall'altra, se la vogliamo dire tutta, il cosiddetto contratto tutele progressive, smettiamolo di raccontare balle, quale sarebbe la tutela progressiva? Le tutele progressive che un contratto a tempo indeterminato aveva, con questa legge non ci sono più. Il contratto a tempo indeterminato per tanti giovani poteva essere un obiettivo perché dava determinate garanzie. Oggi quelle garanzie le hanno cancellate. Lo statuto dei lavoratori, che prima tutelava contro un licenziamento ingiusto, se un lavoratore era ingiustamente licenziato poteva ricorrere e poteva essere reintegrato nel suo posto di lavoro. Oggi siamo di fronte che anziché tutelare il singolo lavoratore da un licenziamento ingiusto è stata fatta una legge che tutela l'imprenditore, che può licenziare anche ingiustamente, male che gli vada, paga 2 mensilità per ogni anno e ha risolto il suo problema. Quindi in un paese che ha la disoccupazione, aumentare la libertà di licenziare vuol dire rendere precari ancora di più le persone e dall'altra parte vuol dire incentivare i comportamenti peggiori degli imprenditori, non incentivare i comportamenti. Paolo politici. De Micheli. Glielo dico, sa perché? Sì. Oggi le faccio un caso. Oggi io sono stato nelle Marche, sono andato alla Fiat di Iesi a fare le assemblee, sono andato davanti a Indesit, che adesso si chiama Whirlpool a Fabriano, e abbiamo sono andato visto la situazione. Anche davanti a un'azienda media delle nostre 150 dipendenti, che guarda caso l'imprenditore ha licenziato solo 4 persone, il delegato della FIOM e 3 iscritti alla FIOM. Non ne ha licenziati 5, perché sennò si sarebbe aperta un'altra procedura, ne ha licenziati solo 4 utilizzando le leggi che in questi anni sono state fatte per ragioni economiche, può decidere di licenziare chi gli sta sulle scatole. Allora, da questo punto di vista, e sono modifiche che sono state fatte allo statuto, questo messaggio io lo dico perché per fortuna gli imprenditori non sono tutti uguali. Però io penso che in un paese di questo genere le leggi non dovrebbero incentivare i comportamenti peggiori delle persone, dovrebbero incentivare i comportamenti di chi sa che anche fare l'imprenditore vuol dire investire sul lavoro, vuol dire investire dentro le aziende, vuol dire non pensare che sei padrone di tutto, perché delle persone uno non è mai padrone, deve utilizzare la sua intelligenza. E io tutto questo quadro vedo che non sta cambiando, per questo dico basta ogni mese fare campagna elettorale sui numeri, non raccontiamo le balle, diciamo che siamo di fronte ad una gravità di crisi mai vista da nessuno, se uno volesse essere onesto, una situazione così non è mai stata, non c'ha precedenti, e allora non è che ogni giorno uno deve raccontare perché c'è le elezioni, do un numero, basta quelle balle qui, andiamo alla sostanza del problema. Paola De Micheli. Sì, i numeri si sono sempre dati tutti i mesi, perché sono numeri che vengono da organismi ufficiali, a volte è l'Istat, a volte è l'Inps, e quindi non è una questione di campagna elettorale, è sempre stato così, ogni mese ci sono gli aggiornamenti non solo sui posti di lavoro, sul prodotto interno lordo, sul debito, su tante questioni. Adesso siamo più sensibili perché stiamo in una fase faticosa di uscita dalla crisi che si vede solo in parte, che non si vede ovunque, tant'è vero che ritengo che questi numeri vadano presi, diciamo così, con il giusto ottimismo, ma senza trionfalismi, perché noi non siamo ancora fuori dal drammatico problema dell'occupazione, lo dimostra quello che succede in alcune grandi aziende, lo dimostra la differente velocità con la quale effettivamente si stanno muovendo le assunzioni, le imprese, l'export, l'innovazione in molte zone del centro-nord, e invece nel centro-sud questo accade solo a macchia di leopardo, in maniera molto difforme e non omogenea. Siamo ancora nella fase di politiche industriali difensive, perché abbiamo ancora aperte tantissimi tavoli di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico, e uno alla volta, con dedizione, passione, determinazione, cerchiamo di affrontare ogni crisi facendo allora l'interesse. Allora, perché questi numeri vengono dati con questa enfasi? No, beh, i numeri hanno l'enfasi normale di una fase nella quale di lavoro ce n'è poco, e se arrivano dei numeri positivi è normale che la comunicazione enfatizzi questi dati, che sono comunque positivi. Non neghiamo la realtà, non dimentichiamoci che negli ultimi 2 anni c'erano anche altri incentivi più ridotti, perché avevano tetti di età, avevano una differenziazione tra nord e sud, ma quegli stessi incentivi, lo avete dimostrato a volte anche voi durante la vostra trasmissione, non avevano avuto lo stesso effetto positivo che hanno avuto questi. Molte banche, nella trasformazione tra contratti a tempo determinato e il contratto a tutele crescenti, che peraltro non viene applicato da tutte le aziende, perché ci sono alcune aziende che hanno deciso di applicare il precedente statuto dei lavoratori, come peraltro posso fare possibile una domanda? Da Jobs Act. Dicevo che molte banche oggi danno i mutui per la prima casa anche a questo contratto, e quindi vuol dire che è un contratto stabilizzato.
a tempo se fa un'assicurazione, diciamola tutta, glielo danno se fa un'assicurazione. Questo vale anche per i contratti precedenti. Non è mica l'assicurazione vero. Vale anche per i contratti precedenti. Non raccontiamo storie. Diciamo che alcune l'hanno fatta anche a me quando ho fatto il mio mutuo sulla casa. Diciamo che alcune inchieste giornalistiche hanno dimostrato che con un contratto, diciamo, non tutelato dall'articolo 18 è un po' più complicato avere il mutuo. Devono subentrare delle garanzie, diciamo, che può essere un'assicurazione, un garante. È un tempo indeterminato. Guardate che nel tempo della crisi questo è un'altra forma di lavoro precario, chiamiamola col suo nome. Nel tempo della crisi, dal 2008 in poi, questo tipo di garanzie sono state chieste per qualunque tipologia di contratto. Questa è la verità. Posso fare una domanda, però? Le vorrei fare una domanda, che è questa. Lei, in cuor suo e onestamente, se non ci fossero questi 8.000 euro all'anno di incentivo, crede che ci sarebbero queste assunzioni oggi? Cioè, solo sulla base di questo nuovo contratto? Sicuramente una parte è assolutamente stimolata dall'incentivo, nasconderselo sarebbe un'ipocrisia sbagliata. Ce n'è una parte invece che è figlia per davvero di una ripresa, ripeto, non omogenea. Per esempio, io credo che nella seconda parte di quest'anno noi abbiamo la necessità di occuparci di due settori molto importanti per andare, diciamo così, verso una crescita più strutturata, che sono quelli legati all'edilizia e al turismo, che tra l'altro sono anche quelli che hanno avuto più problemi di posti di lavoro. L'edilizia ha perso più di 600.000 posti di lavoro. Si fermi un attimo qua. Non so, Claudio.